Ciao a tutti amici e amiche di YouTube ed eccoci qua ancora una volta per parlare in maniera molto molto breve di Sanremo, perché voglio segnalarvi, voglio o segnalarvi o non so come dire, condividere, forse il termine più appropriato, una cosa accaduta durante l'ultima puntata di Domenica In, che per il Festival di Sanremo, che era finito dal giorno prima, era in diretta al teatro Ariston, come fanno tutti gli altri, con tutti i big che si sono riesibiti e si sono fatti anche intervistare da Cristina Parodi e gli ospiti, eccetera, tipo Iva Zanzaroni, Alba Parietti e compagnia bella. Tra questi c'era anche Max Gazzè, che da bravo professionista, da grande professionista, ha difeso i suoi colleghi, non li ha trattati, diciamo, come rivali. Ha anche parlato in modo, diciamo, non so come dire, leggero di una cosa che è accaduta a Elio Strettese, cioè dell'ultimo posto di Elio Strettese, cioè diciamo, ha fatto una critica verso giornalisti, critici e diciamo eccetera eccetera, e ha detto che il brand di Elio Strettese purtroppo è stato sminuito. E certo il brano secondo lui non era proprio all'altezza per vincere, però stiamo parlando comunque sia di storia della musica italiana e meritava molto molto di più. Perfetto, io condivido il suo pensiero. Poi vabbè, Cristina Parodi e Iva Zanzaroni hanno detto che loro vogliono per forza arrivare ultimo, addirittura Iva Zanzaroni ha detto che pare che loro abbiano chiesto di arrivare ultimi. Max Gazzè ha detto sì, vabbè, arrivare ultimi, però ha detto in pochissime parole quello che penso anche io. Cioè sì, arrivare ultimi, però il brano non era neanche l'ultimo pezzo. Infatti, come ho detto in un altro video, io l'avrei messo comunque sia una posizione più alta. Vabbè, comunque, voi andatevi a vedere il video che si trova sul sito di RaiPlay, cioè se le televisioni non rompessero le scatole con la storia dei diritti TV su YouTube, il video lo avreste visto, scusate, già qua su questa pagina YouTube al posto della mia bella faccia. E invece, per evitare che il mio account fosse chiuso, ho voluto utilizzare il link di rayplay.it, che trovate nella descrizione, insieme alle indicazioni su come trovare il pezzo con l'intervista a Max Gazzè, perché l'intervista a Max Gazzè a Domenica In non la trovate separata. Ditemi cosa ne pensate di questa storia di Strettese sempre ultimi, sempre ultimi in tutte le serate, meno che la prima. Ciao a tutti, alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.